fa strano per questo, perché vediamo in Gemma la nostra nonna, questo è vero. Sì. Però sì, Maria, Maria, perché ma se io immagino Maria, mia nonna è che torna a casa, basta, ce l'ha Maria, all'età di una nonna nostra, allora Maria, no? Scusa, siete cresciuti qua, Nina. Maria, hanno 18 anni le nonne e ne hanno 22, mi sembra di no. Ciao a tutti ragazze e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Giorret e oggi parliamo di uomini e donne. Gemma Galgani e Sirius abbandonano lo studio. Vediamo che cosa è successo. Continua ad appassionare le vicende sentimentali di Gemma Galgani e il giovanissimo Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius. Tra scenate di gelosia, la frequentazione pare stia andando discretamente bene, considerando che nella puntata precedente Sirius ha rifiutato di conoscere una ragazza scesa apposta per conoscerlo. E non solo, sempre nella puntata ha voluto ribadire che non vuole conoscere nessun'altra donna del parterre oltre che Gemma Galgani. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani è scoppiata a piangere a causa delle parole di Tina Cipollari e degli attacchi di Roberta e Valentina. Vengo derisa e offesa, io devo stare zitta, sono io che subisco la cattiveria, ha esclamato la dama. Subito dopo ha lasciato lo studio in lacrime e Sirius è corso a consolarla. Ormai Gemma è stufa delle critiche ricevute e di essere derisa per questa frequentazione. Persino l'opinionista Gianni Sperti ha criticato in maniera pesante il comportamento di Gemma Galgani. Mai visto così Gemma, ti è venuta fuori la cattiveria. Frase detta quando Roberta di Padova e Valentina hanno fatto notare alla torinese di essere stata molto cattiva, poiché mossa da una forte gelosia nei confronti di Sirius. Subito dopo però tra Sirius e Gemma c'è stato un chiarimento e hanno fatto ritorno allo studio ed è lì che Maria De Filippi è intervenuta per placare il clima di tensione che si era creato in studio. Si aspetterebbe un po' di solidarietà, c'è rimasta male per questo, non ti prendevano in giro Gemma ma sorridevano, ha detto Maria. Una frequentazione quella di Gemma e Sirius che di certo non potrebbe mai passare inosservata. E voi che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news. Un grosso abbraccio da Giorret.